deve muovere dentro una non coltivazione, ma la presenza di una pianta che noi conosciamo bene, perché quando si tocca ci punge e ci mette veramente in corsa. È l'ortica, che anche come tutte le altre piante selvatiche può essere utilizzata sia in medicina sia in cucina. In cucina noi la adopereremo per fare una cosa che vi farà rimanere stupiti. Ci vorrebbero i guanti, ma io ormai ho le mani, direi, come con i calli piuttosto potenti, e l'ortica riesco a raccoglierla senza pungermi. E poi aggiungo, quando si prende e si mette e nell'acqua fredda, state tranquilli che queste pustole urticanti che contiene si rompono e l'ortica non punge più. Quindi ortica dioica, pianta che le persone di una certa età dovrebbero mangiare anche due volte al giorno, perché è una pianta altamente depurativa. E poi, fra le altre cose, è anche diuretica, ma noi non ne parliamo dal punto di vista medico o farmacologico, ma parliamo dal punto di vista gastronomico. Vi farò vedere una cosa fenomenale. Ed ecco la preparazione di questi fagiolini, così si chiamano per una forma e per un colore molto simile ai fagiolini in erba che siamo abituati a mangiare, preparati con l'ortica. L'ortica, così raccolta, la mettiamo sopra al fuoco e la muoviamo continuamente per farla appassire e disidratare. Dopodiché, una volta disidratata, sarà frullata e utilizzata per preparare una pasta, una sfoglia verde come questa, che è già pronta e che io ho ridotto in tante striscioline con le quali preparo i famosi fagiolini di ortica. Questo è praticamente una ricetta che ha inventato il mio genero Alberto Santucci e che mi preme moltissimo farvela, presentarvela, anche perché potrebbe essere molto interessante, perché l'ortica, lo ripetiamo ancora una volta, è una pianta molto utile per la nostra salute, sia perché è notevolmente diuretica sia perché è notevolmente depurativa. Quando ho finito di preparare questi fagiolini, così li chiama appunto Alberto, li dovrò lessare e poi, una volta lessati, li dovrò condire. Quindi, eccoli qua, sono già andati nell'acqua che sta bollendo, aspetto veramente pochissimo perché appena vengono a galla saranno presi e versati su un piatto dove dovremo provvedere al loro condimento. Prendo questa pentola dove stanno bollendo, sono venuti a galla, li metto direttamente nel piatto di portata e non mi direte che questo prodotto non rassomiglia veramente a dei fagiolini come quelli che mangiamo durante la primavera. Come si condiscono questi fagiolini? Alberto dice alla capricciosa. E allora, capriccio per capriccio, abbiamo preso dei pomodorini e una salsiccia sbriciolata che ce l'andiamo a mettere direttamente sopra. Quindi questo è il piatto che ci interessa e che vi vogliamo presentare: fagiolini di ortica alla capricciosa. L'ortica, mi raccomando, non costa niente, punge, raccoglietela con i guanti, a meno che non abbiate, come ho io, tanti calli nelle mani che mi permettono di raccoglierla anche senza guanti. Quindi, fagiolini di ortica, fagiolini per la rassomiglianza notevole
di questa pasta